Lo vede e lo serve Lazzari. Sabato va l'uno contro uno con Baccin. Prova il cross con il sinistro. Papavaigo sul secondo palo, poi la trattenuta di Pellè. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Cesena e cartellino giallo per Porchia. Qui ingenuità clamorosa di Porchia, perché forse Pellè su quel pallone non sarebbe mai arrivato. Guarda, io voglio rivederlo, perché il Messina era in un'ottima posizione e ha indicato chiaramente il calcio di rigore. Ora, sì, giustissimo il calcio di rigore e, come hai detto tu, assoluta ingenuità, ineccepibile per tiro della maglia. Eccolo qui ancora una volta, netto, secondo me con un pallone irraggiungibile da parte di Pellè, quindi veramente ingenuità clamorosa di Porchia. Ingenuità, ma sai, sono istinto, no? È l'istinto lì che ce l'hai vicino, hai preso magari un attimo di paura, gli hai toccato la maglia, l'hai tirata. Messina non ha potuto far altro che applicare il regolamento, errore di Porchia, però può capitare. E ora Salvetti contro Handanovic, il capitano del Cesena contro il portiere dell'Under 21 della Slovenia. 16° minuto di gioco allo stadio Manuzzi, derby della Romagna, calcio di rigore per il Cesena. Entriamo nel minuto numero 17, l'arbitro Messina tiene tutti fuori dall'area di rigore, parte Salvetti, rete, 1-0 Cesena, il gol di Emiliano Salvetti. Esecuzione perfetta, come si deve battere un calcio di rigore, Roberto, così si deve battere, partendo dritti sul pallone, finta da una parte, mandi il portiere dall'altra, perfetta esecuzione. Ha il quinto gol stagionale del capitano della Cesena, il 43° in Serie B, contratto per lui fino al 2010, lo ha firmato da pochi giorni.